Buonasera a tutti, siamo qui con la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Francesca Lollobrigida. Buonasera Francesca, siamo al Mondo Fitness. Buonasera a tutti quanti. Dunque, hai dato un'occhiata a questo villaggio qui alla Tor di Quinto, che te ne pare? È veramente uno spazio utilizzato al meglio per tutti gli sport e sicuramente verrò qui a utilizzare la palestra o anche a provare altri sport che normalmente non pratico per mancanza di tempo, quindi verrò qua e troverò tutto insieme. La pista di ghiaccio non c'è, però ci sono le attrezzature, è una battuta ovviamente, le attrezzature per allenarsi. Quanto ti alleni tu al di fuori della pista, diciamo proprio facendo fitness e penso peso? Io pattino sul ghiaccio in inverno, ma in estate sono campionessa del mondo di pattinaggio a rotelle, quindi comunque mi tengo attiva tutto l'anno e quindi pratico anche la bici, quindi potrò venire qua a fare la spinning, i pesi, quindi utilizzerò la sala pesi e perché no provare gli altri sport che comunque ti tengono sempre attiva, in movimento, e è un momento per divertirsi. Ecco, tu sei reduce, mi dicevi, ti vediamo con la maglietta dell'Aeronautica Militare, sei reduce della splendida vittoria della Coppa del Mondo. Sì, io ho partecipato a Sochi, che comunque l'emozione è stata veramente tantissima, e tornata da Sochi ho vinto sia una tappa di Coppa del Mondo e la generale di Coppa del Mondo. È stato un risultato importante per tutta l'Italia e andrò più determinata alle prossime Olimpiadi. Che ci saranno quindi fra quattro anni, dove saranno le Olimpiadi invernali? Pyeongchang in Corea. Ah, in Corea del Sud? Sì. Bellissimo, quindi sempre in Asia. Eh sì, sempre dalle parti. È stato il soggiorno lì a Sochi, da un punto di vista organizzativo? Guarda, io devo dire che abbiamo trovato delle bellissime giornate, anche se si può dire che erano le Olimpiadi invernali. Noi stavamo sul mare, quindi giravamo a maglietta a maniche corte. Poi stare al villaggio olimpico insieme a tutti gli atleti è stato veramente emozionante. Bene, quindi ti sentiamo, abbiamo detto appunto che lei è di Roma e salutiamo tutti quanti qui da Mondo Fitness a Tor di Quinto. Grazie Francesca. Niente, grazie a voi. Grazie, arrivederci.